Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi finalmente parliamo della nuova e prossima ad uscire serie 4000 di Nvidia. No raga, seriamente no. No, io non credo che sia per uscire una serie 4000 di Nvidia e adesso vi spiegherò un pochettino quali sono le mie ragioni per credere questa cosa. Ma, prima di tutto, vi lascio lo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Come ho già detto, ciao belli, bentornati sul punto di G. Io sono il vostro G e mi dispiace se ho distrutto le vostre aspettative. Se volevate sentire qualche certezza riguardo questa fantomatica serie 4000 di Nvidia, questa Lovelace, di cui si vocifera tanto sull'internet negli ultimi giorni, ma vi posso assicurare ragazzi che non uscirà, a breve almeno, non uscirà forse nemmeno nel 2021. È una serie di schede grafiche che dovremo aspettarci per il 2022. Per chi è un po' più vecchio, per chi ha circa la mia età, quindi circa 30 anni, e ricorda i lanci precedenti delle schede grafiche, a parte la serie 2000, la serie 2000 è un caso totalmente a parte. Come funzionava il tutto? Funzionava che, casomai, come è successo quest'anno, più o meno verso settembre, ottobre, a volte anche novembre, veniva annunciata la 80. Che sia la 780, la 980, la 1080, venivano annunciate per prime insieme alla 70. Dopo un paio di mesi usciva la 60 e a giugno, maggio-giugno più o meno, questa qui era la tempistica, usciva la fantomatica 80 Ti insieme alla Titan dell'epoca, che fosse essa Titan Z, Titan Black, Titan X, Titan P, Titan Little P. Cosa sto cercando di dirvi ragazzi? La serie 3000 è uscita a settembre. Il 17 settembre è uscita la RTX 3080. Siamo al 24 gennaio. Non sono passati nemmeno 6 mesi. È impossibile che Nvidia, la quale non ha ancora fatturato da tutti gli acquisti dell'RTX, e beh ci arriviamo perché non ha fatturato, non ha ancora fatturato da tutti gli acquisti dell'RTX 3080, possa investire dei soldi per creare una nuova architettura e per lanciare sul mercato delle nuove schede grafiche. Adesso la gente dirà, sì G, ma sai perché lo sta facendo? Perché non ci sono le 3000 sul mercato. Perfetto, non ci sono le 3000 sul mercato e già vogliono mettere le 4000 sul mercato? Non avrebbe senso, farebbe penso incazzare un bel po' di gente, me compreso, perché ok io sono un appassionato e mi piace avere l'ultima scheda grafica, la migliore che i miei soldi possano permettersi, ma se compro la 3080 a gennaio e a febbraio mi esce la 4080, beh mi girano un pochettino i core. Dovete capire una cosa, molto spesso, e io non sto incolpando nessuno assolutamente, noi techtubers o comunque influencer di qualsivoglia ramo giocano molto su l'hype della gente per quanto riguarda le prossime uscite, ok? Sta uscendo, per esempio, da poco è uscito l'iPhone 12, si sta già vociferando dell'iPhone 13. Questo è fondamentalmente. E per come la vedo io, Nvidia è un pochettino la Apple delle schede grafiche, nel senso costa un po' di più rispetto ad AMD, ma vi dà quelle chicche software che se non aveste, beh, vi farebbero molto arrabbiare. Secondo me per questa fantomatica serie 4000, quando uscirà, quindi ripeto sempre secondo me, tra 2 anni, cioè se ne parla secondo me nel 2022 se vogliamo seguire effettivamente quello che è successo negli anni scorsi, a meno che AMD non se ne esca con qualcosa di molto molto appealing che faccia mettere paura a Nvidia, come è già successo quest'anno. Io credo che ci sarà una modifica del processo produttivo, questo sì, c'era gente che vociferava già di un 5 nanometri,
non credo sia possibile, credo che si parlerà più che altro di un 7 nanometri, sia per, sì, per le serie 4000, potrebbero anche esserci dei ritardi, quindi non per forza il 2022, ma per una semplicissima legge di mercato. Raga, la serie 2000 è uscita 2 anni e mezzo dopo che è uscita la serie 1000, e non perché ci fosse della reale concorrenza all'epoca, ma perché gli utenti la richiedevano. Ok, poi AMD se n'è uscita con la 5700 XT qualche mese dopo, e questo probabilmente era la ragione per la quale Nvidia ha lanciato la serie 2000 sul mercato, con la 2080 Ti prima del tempo, cioè quindi insieme alla 2080 e la 2070. Ma se AMD non si dà una svegliata dal punto di vista grafico, dal punto di vista della produzione di schede grafiche, Nvidia non ha alcun motivo di buttare sul mercato una fantomatica 4080, 4080 Ti, 4080 Titan, che come volete chiamarla la chiamate, anche perché lo so c'è anche Intel che sta per entrare nel mercato delle schede grafiche dedicate, ma saranno schede grafiche di fascia media, non saranno schede grafiche di fascia top, quindi non credo che ci possa essere un investimento da parte di Nvidia, perché hanno già la leadership. Non avrebbe senso, non, sarebbero non soldi buttati, sarebbero davvero troppi prodotti sul mercato con una fama non davvero buona, vista la pubblicità che c'è stata nei mesi precedenti, giustamente, oserei dire, perché non è possibile che io abbia dovuto ordinare la scheda grafica da una parte, aspettare 4 mesi e poi ordinarla da un'altra parte perché poi non si trovava su quello store. Vi ricordo che ancora non è stata presentata una Titan. La RTX 3090 non è una Titan, come Nvidia ci ha detto già, data la mancanza di driver Titan per la scheda grafica, e come vi ho detto anche io in un video qui sulla qui nella scheda potete andare a vedere, come ci ha detto soprattutto Linus Tech Tips, io credo che tutto questo hype possa fare male anche agli utenti, perché dato che si è cominciato a vociferare di una serie 4000, gli utenti che hanno acquistato la serie 3000 sono stati additati come degli stolti, come persone che hanno buttato i soldi, da persone che avevano sentito dire: oh, guarda, tra poco esce la 4000, non sono neanche passati 3 mesi e comincia a uscire la serie 4000. E questo serve a generare odio, e non è bello. In una community tech dove tutti abbiamo la stessa passione, perché dobbiamo scannarci su chi ha buttato soldi, sul fatto che probabilmente la persona che non c'ha la 3000 è invidioso della sua ancora ottima 2080 o 2080 Ti e deve trovare il modo per screditare l'altro. Raga, io in questo video non dirò ricordare di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella. Semplicemente, prima di ascoltare alcune cose, io capisco che non tutti siano abituati al mondo tech, ma è un ragionamento molto semplice da fare questo che ho fatto, e l'ho fatto io non ho alcuna base di economia, conosco semplicemente l'andamento degli anni passati del mercato delle schede grafiche, ma ci sarebbe potuto arrivare chiunque, per cui prima di cadere come dei polli in alcuni giochetti di hype che si fanno, questa qui impariamo a utilizzarla. Grazie mille per essere stati con me, ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, e fatemi sapere la vostra. Ciao!